Bentrovati cari amici nel nostro angolo di rasatura tradizionale. In questa puntata mi farò la barba con dei prodotti davvero speciali, prodotti italiani, rigorosamente artigianali, di Abate in Lamantia. Ma perché prodotti speciali? Beh, perché segnano un punto di svolta nella produzione di Abate Lamantia, perché adesso per la prima volta questi prodotti sono interamente realizzati proprio da loro, dai fondatori di Abate Lamantia, e le ricette che vanno a costituire questi nuovi prodotti sono delle ricette originali, ma del resto lo erano anche i prodotti precedenti. Abate Lamantia è una realtà che si è sempre distinta, dobbiamo dire la verità, per la originalità dei prodotti. Però a partire da questa linea, Monet, questa che vedete adesso nelle mie mani, per la prima volta queste ricette sono anche depositate, sono brevettate. Quindi una linea davvero importante, quantomeno per la gamma produttiva di Abate Lamantia. Una linea costosa, una linea di lusso, ma una linea anche di elevatissima qualità. Ma qual è una delle prerogative di questi prodotti? Beh, voi sapete che tutti i prodotti cosmetici hanno un INCI, cioè una lista degli ingredienti con le sostanze che sono contenute all'interno di questi prodotti per la loro realizzazione. Ebbene, per la prima volta in Italia, non so, probabilmente anche nel mondo, gli INCI di questi prodotti sono brevissimi e sono praticamente tutti prodotti naturali. All'interno di questo sapone da barba Monet c'è olio di cocco, olio di ricino, idrossido di potassio, olio di girasole. Diciamo, questi tre oli sono tre oli naturali, sono quelli più importanti, quelli che hanno tutte le caratteristiche richieste per un sapone da rasatura di qualità. Oltre a questo ci sono anche gli importanti estratti di zafferano, zafferano biologico prodotto dalla stessa azienda, dalla stessa Abate Lamantia. Poi ci sono degli estratti di rosa canina, del frutto della rosa canina italiana, macerata per lungo tempo dalla stessa azienda, dalla stessa Abate Lamantia, e un po' di profumo, la fragranza, un profumo a base, pensate, di ninfea. Non c'è altro. Ebbene, questa ricetta è stata elaborata nel corso del tempo, dopo diversi test, ed ha ottenuto quattro importanti certificazioni che vediamo riportate anche sul retro della confezione. Cioè, un prodotto biologico, perché provengono tutti questi ingredienti che abbiamo detto provengono da coltivazioni biologiche. C'è la certificazione del fatto che non sono prodotti testati sugli animali, quindi cruelty free, come si dice. Poi c'è la certificazione dei test contro metalli pesanti e poi la certificazione paraben free. Quindi un prodotto veramente naturale di grande qualità. Caratteristiche analoghe che poi vedremo anche per quanto riguarda il dopobarba. Avendo fatto questa premessa, bando alle ciance, prepariamoci adesso per la rasatura. Oltre a questi prodotti, che cosa utilizzerò? Beh, utilizzerò il mio fido Dovo made in Solingen. E per quanto riguarda il prebarba, utilizzerò anche in questo caso un prodotto di Abate Lamantia, un prebarba a base di zafferano di cui ho avuto già modo di parlare. Non perdiamo altro tempo, allora amici, prepariamoci per la rasatura. Molto bene. Abbiamo passato il rasoio sulla coramella, è arrivato il momento di prepararci il volto, quindi lo inumidisco. Andiamo quindi di prebarba. E infine passiamo finalmente al nostro sapone, apriamolo così vediamo anche com'è fatto, cari amici. Allora, io ovviamente
me lo sono già gustato prima di fare questo video. Allora, intanto ve lo faccio vedere, ha un aspetto, vedete, una consistenza veramente molto artigianale. E al tatto è veramente morbidissimo, è proprio una pasta. Ma soprattutto quello che colpisce è il profumo. Un profumo veramente intenso che io l'ho già sentito, è identico a quello ovviamente del dopobarba della stessa linea, ed è un profumo di natura floreale, no? Quindi c'è questa essenza di ninfea, che è questo fiore acquatico che difficilmente troviamo nei prodotti per la rasatura, quindi ecco, da questo punto di vista è sicuramente originale. Quindi ha queste note molto morbide, delle note floreali veramente morbide. E poi c'è anche un sottofondo gradevolmente legnoso, direi quasi sensualmente legnoso. Poi insomma tanto avremo modo, e poi c'è anche una componente speziata. In ogni caso poi avremo modo di descrivervelo bene durante l'applicazione e poi quando alla fine metteremo il dopobarba. Andiamo quindi a montarlo, ovviamente ad applicarcelo in volto. Già montandolo sprigiona ancora in maniera più intensa, ancora più ammaliante queste note di questa fragranza floreale. Adesso lo andiamo a montare in ciotola. Monta in maniera impressionante, devo dire la verità che monta veramente in maniera impressionante, quantità enorme. Bene, allora andiamo a applicarcelo. Molto bene, cari amici. È arrivato il momento della rasatura. Procediamo.
Bene, cari amici, perfetto, nemmeno un graffio, incredibile ma vero, nemmeno un graffio. Bene, cari amici, ora arriva il momento che a me piace di più, cioè quello dell'aftershave, del dopo barba. Vi dicevo, stessa fragranza. Prima però di applicarlo voglio dirvi qualche curiosità sull'origine del nome e dell'ispirazione di questo, di questa fragranza Monet. Intanto vedete che il comune denominatore è il colore rosa, anche la mia camicia è a tono. Perché? Beh, perché i creatori di questa fragranza si sono ispirati ai profumi del giardino della casa natale di Monet. Di Claude Monet, famoso pittore francese, che le pareti, la facciata di questa casa è rosa. Ma rosa è anche il nome della pianta, la rosa canina, i cui frutti, il cui strato dei frutti è contenuto qui all'interno. E infine, rosa, lo vedete, è il colore di questa referenza, per così dire. Andiamo allora a applicarci il nostro dopo barba. Che, beh ragazzi, ora poi ve lo descrivo. Allora, una caratteristica di questo dopo barba, anche in questo caso, è l'inch. Ci sono un po' alcuni dei prodotti che abbiamo già visto per quanto riguarda il sapone, in particolare c'è, io qui non ci leggo, me lo sono segnato, l'olio di ricino, ma c'è anche, e soprattutto, questa è una cosa che caratterizza questo dopo barba alcolico, non è un alcol sintetico comune che si trova un po' in tutti i dopo barba industriali, no, qui c'è un alcol vegetale ottenuto, pensate, dalla distillazione delle bucce dell'orzo, pensate. Bene, vado ad applicarmi il nostro dopo barba. Che è veramente profumatissimo, profumatissimo. Allora, vado a ribadire, c'è questa componente floreale, delle note morbidi, suadenti, di fiori di ninfea. E però c'è anche, a dare un po' più di virilità a questa fragranza, e ci sento anche delle note legnose, delle note legnose di legni tropicali, molto, anche questi molto suadenti, molto sensuali. Poi c'è anche un qualcosa di speziato, che può ricordare un po' il pepe rosa. Quindi ecco, diciamo, c'è una componente fresca che è data da queste note floreali, una componente più calda, più virile, data da queste componenti legnose. Questo binomio, questa associazione, secondo me rende questa fragranza molto versatile, quindi adatta sia alla bella stagione, ma secondo me anche per le mezze stagioni, perché no, forse anche per l'inverno. Sicuramente per l'estate, secondo me, va benissimo. Bene, cari amici, devo dire che prodotti che mi sono piaciuti davvero tanto. Dove li trovate? Beh, sul sito di Abate la Mantia. Vi voglio precisare che non è una puntata sponsorizzata, cioè Abate la Mantia non mi ha dato un soldo per parlare di questo prodotto, mi ha semplicemente omaggiato di questi prodotti, io sono felicissimo quindi di parlarne. Comunque, in ogni caso, in descrizione trovate link anche agli altri prodotti che ho utilizzato, a cominciare dal mitico Dovo, che secondo me è un rasoio perfetto perché si vuole avvicinare alla rasatura tradizionale, soprattutto al rasoio a mano libera. E beh, questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata, spero che continuerete a farlo anche nelle prossime, e chi si è visto si è visto. Ciao, a presto.